Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Il mercato dell'auto nel 2020 e nel 2021, ormai lo sappiamo, si sta sempre più dirigendo verso l'elettrificazione. Lo sa bene Renault e lo sanno bene gli amici del gruppo Marino, che hanno dedicato un'intera area alla mobilità più green delle auto della gamma. Ho infatti alle mie spalle una delle varianti della mobilità elettrica. Stiamo parlando della Megane in variante plug-in hybrid, di quelle che si collegano alla spina con un piccolo pacco batterie per essere, se vogliamo, ricaricate, ma ci sono anche altri tipi di mobilità ibrida, in questo caso ibrida. Sto parlando infatti della Clio 5 in versione e-tech, che è una full hybrid. Infatti il motore termico viene accompagnato da un piccolo motore elettrico e un piccolo pacco batterie che permette di abbattere le emissioni e di percorrere giusto una manciata di chilometri in modalità completamente elettrica. Però la protagonista vera di questo video, in particolar modo di questo test drive, è la Twingo Electric. Renault infatti ha convertito la sua piccola cittadina di enorme successo nella sua terza generazione in una variante completamente 100% elettrica, quindi la sigla ZE, zero emissioni, direi che le calza veramente a pennello. Lei è la protagonista, proveremo esattamente lei oggi in questo test drive. Certo, in realtà non esattamente lei, abbiamo la copia identica di questa vettura qui fuori lo showroom, però era per darvi un po' un'idea. La terza generazione della Twingo, lanciata nel 2014, ha mostrato sin da subito la personalità e le linee estetiche originali che hanno saputo farla distinguere sul mercato. Dopo 27 anni di carriera, sin dal 1993, la nuova Twingo diventa ora elettrica, con qualche rivisitazione di design. Le dimensioni rimangono le stesse: 3,61 m di lunghezza, 1,65 m di larghezza e 1,55 m di altezza. Protagonista nel nostro test, una Vibes Limited Edition. Con gli inserti arancio, i cerchi bianchi da 16 pollici e lo spoiler, ricorda quasi una mini auto da rally. All'anteriore è contraddistinta da un'immancabile griglia chiusa per migliorarne l'aerodinamica, e da gruppi ottici dalla firma luminosa LED a forma di C e dal faro ologeno. Un full LED farebbe sicuramente risparmiare più energia, ma sono scelte come questa ad abbattere il prezzo di acquisto. Al posteriore si ritrova il look familiare della Twingo, con vetri oscurati, badge ZE a caratterizzarne l'anima a zero emissioni e il portellone in vetro. C'è un baule dalla capacità di carico di 240 litri che crescono grazie alla frazionabilità in configurazione 50-50 del divanetto posteriore. Uno dei punti che mi sta facendo apprezzare di più la nuova Twingo è sicuramente l'abitacolo. Un ambiente con un'estetica veramente fresca, va detto, complici certo gli inserti arancioni che richiamano l'esterno con l'allestimento in limited edition Vibes, ma che però si ritrovano in un'eccezionale, credetemi, eccezionale razionalità anche nelle versioni di fascia inferiore per quanto riguarda il prezzo. Tutto intorno all'abitacolo si trovano pochi comandi fisici, pochissimi veramente sul volante, ci sono ovviamente i satelliti per controllare le funzionalità della radio, delle chiamate e quant'altro, e anche pochi tasti fisici sul tunnel centrale. Dietro la leva del cambio automatico si trovano i controlli per il limitatore di velocità e per il cruise control. Davanti ai miei occhi invece trovo il piccolo schermo da 7 pollici dell'infotainment, di cui vi parlerò a breve, con i pulsanti e i rotori per controllarlo, ma veramente pochi elementi fisici, davvero apprezzato. Molto particolare nella Twingo Electric è la posizione di guida. Il posizionamento del pacco batterie sul pianale, all'altezza proprio dei sedili anteriori, rende infatti l'impostazione della seduta molto bassa, quindi bisogna farci un po' di abitudine, ed è molto caratteristico guidare nel traffico, certo, una city car, ma che al contrario della concorrenza dona una seduta molto più bassa rispetto appunto alle altre vetture. In generale però la visibilità è abbastanza buona, le superfici vetrate sono generose e i montanti anteriori sono stretti. Nel posteriore il lunotto è un po' sacrificato e la visuale soprattutto lo è a causa dell'ampia superficie dei sedili anteriori, comodi ma molto larghi. E a proposito del posteriore, come si sta dietro? Beh Carlo, è proprio nella seduta posteriore che la Twingo si dimostra un'auto prettamente cittadina, perché diciamocelo, è omologata per 4 persone. La seduta nella zona posteriore è piuttosto verticale per permettere ancora più carico nel vano bagagli, ma di ciò ne risentono un po' i passeggeri. Non stiamo parlando ancora una volta di un'auto da viaggio,
Anche il fatto che le mie gambe vanno a toccare i sedili anteriori dimostra come quest'auto sia utilizzabile prettamente in piccoli spostamenti cittadini e non in autostrada o spostamenti lunghi. L'ingresso a bordo è stato facile, ho molto spazio per la testa, forse l'ambiente è leggermente claustrofobico per due ordini di ragioni. Nella versione che stai provando abbiamo i vetri oscurati che quindi tolgono un po' di luce. Inoltre i sedili anteriori hanno, come già detto, un'ampia superficie che va a togliere un po' di spazio e di visibilità dalla seduta posteriore. Abbiamo a disposizione un portabicchieri, una presa a 12 volt e in generale la qualità dei materiali rispecchia quella che è la vettura, con plastiche anche nei pannelli porta posteriori, un comodo alloggiamento per una bottiglietta, un elastico per riporre oggetti nel portaoggetti e una maniglia che ho trovato molto ma molto pratica. Tornando a parlare invece dei sedili, sono rivestiti in pelle tep e tessuto, pelle tep che si ritrova anche sulle superfici misto plastica dei pannelli porta e la stessa plastica la si ritrova anche con diverse fantasie e colorazioni per tutta quanta la plancia. Davanti ai miei occhi, come anticipato, trovo lo schermo da 7 pollici del sistema infotainment by Renault, un sistema che ha lavorato veramente bene. Non vi dirò troppo perché vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdervi il video focus su questo sistema, ma ha tutte le funzionalità di cui potremmo necessitare, ovviamente touch, abbiamo Android Auto, Apple CarPlay, il Bluetooth, il navigatore e anche la radio DAB, oltre chiaramente, perché questa è una vettura Renault Electric, di tutte le funzionalità e le informazioni di Renault ZE. La sigla ZE sta per zero emissioni e quindi possiamo controllarle dal sistema infotainment stesso, sempre touch, come ad esempio la programmazione di una ricarica o anche della climatizzazione della vettura. In un'auto destinata al 2021, però, diciamocelo, la tecnologia non può essere solamente destinata all'intrattenimento dei passeggeri. Un'auto che si rispetti di questa generazione deve avere anche degli ADAS. Nella Twingo Electric ce ne sono diversi. Abbiamo chiaramente come sistemi di assistenza e di sicurezza alla guida il cruise control, regolabile dal raggio sinistro del volante e azionabile da un pulsante fisico che si trova davanti alla leva del cambio. Abbiamo come ausilio al parcheggio sensori posteriori e retrocamera posteriore che si può controllare nelle sue caratteristiche di definizione come se fosse una fotocamera da sistema infotainment al centro, e non so se avete notato, mentre frenavo è entrato in funzione un, se vogliamo, un sound particolare tipico delle vetture elettriche. Ce ne sono due o tre, penso tre, controllabili dal pulsante sulla sinistra in basso dietro il volante, che vengono azionati, quindi questi, sentite questo jingle sotto i 30 km/h, si fa più presente per avvisare i pedoni, magari se ci troviamo in una zona molto passeggiata del centro città, che un'auto elettrica sta sopraggiungendo. Chiaramente disturba leggermente, soprattutto all'ascolto della musica, ma non temete, perché è una funzione che chiaramente è destinata ai pedoni, si attiva da 1 a 30 km/h. Dopo, adesso siamo sui 50, scompare semplicemente, quindi si può tornare nel totale silenzio di guida. Sviluppata insieme a Smart, la Twingo condivide la configurazione meccanica della gemella tedesca. Propulsore e trazione sono infatti posteriori. A spingerla è un motore elettrico da 60 kW, circa 82 cavalli, capace di sviluppare 160 Nm di coppia. L'auto raggiunge 135 km/h di velocità massima, con un'accelerazione nello 0-50 in 4 secondi. Questo dato, comune per le city car elettriche, dimostra la loro natura prevalentemente urbana, a scapito del classico 0-100. Tutti questi numeri sono possibili grazie ad un pacco batterie sviluppato da LG da 22 kWh. Il peso di 165 kg sul pianale porta l'auto a 1100 kg complessivi, con una differenza rispetto alla Twingo motore termico che ne migliora però la dinamica. La batteria è protetta da una crash box per resistere ad impatti laterali e dona alla Twingo elettrica un'autonomia di circa 190 km secondo il ciclo WLTP, destinati a crescere di circa 20 km inserendo la modalità Eco. Per ricaricarla è disponibile una presa tipo 2 per le colonnine a 22 kW, ma non vi dico di più. Vi consiglio di iscrivervi al nostro canale per non perdervi un focus elettrico a cura del nostro Bart. C'è da dire che il pacco batterie così montato ha migliorato di molto la dinamica di guida della Twingo in configurazione electric. L'abbiamo provata in diverse situazioni e contesti, anche extraurbani, e devo dire che anche prendendo delle curve tra i 70 e i 90 km/h sulla strada statale, ho sentito l'auto sempre perfettamente piantata a terra con pochissimo rollio. Quindi l'auto è diventata anche più, se vogliamo, dinamica, perdonatemi il gioco di parole.
La dinamica è data anche dal fatto che il motore elettrico le dona sempre una vivacità che non è mai bruciante da auto sportiva, ma che comunque la rende molto molto piacevole da guidare. Oltre a questo abbiamo un'ottima taratura dell'assetto, abbastanza rigido ma non scomodo sulle asperità del manto stradale. E devo fare un plauso, un'altra delle caratteristiche che mi stanno facendo amare letteralmente la Twingo Electric è il suo raggio di sterzata, praticamente da record nel segmento. Se una caratteristica come quella dell'insonorizzazione, se vogliamo, è nella media delle city car anche in questa Renault Twingo, electric o meno che sia, un'altra delle caratteristiche che sto apprezzando tantissimo è la disponibilità della frenata rigenerativa, come in molte vetture elettriche. In questa però è diverso da un'altra city car che abbiamo provato recentemente, mi riferisco alla Fiat 500 elettrica. Lì il freno motore del motore elettrico era molto più presente sin dall'inizio, ben modulato. Qui è molto morbido. Selezionando infatti la modalità B, quindi per la regenerative braking, spostando a sinistra il selettore del cambio, abbiamo tre livelli di frenata rigenerativa, B1, B2 e B3, dal meno al più presente, ma anche in B3, mandandolo in avanti come se stessi ingranando la marcia in un cambio automatico, devo dire che all'inizio la frenata è veramente quasi impercettibile, si fa più presente verso la fine andando a ridurre la velocità fino a circa 10 km/h, il che permette quasi del tutto la modalità one pedal driving, soprattutto nel traffico. A proposito di impianto frenante, tra l'altro, l'ho trovato sempre pronto all'altezza di ogni condizione di guida. Siamo arrivati al termine della nostra esperienza con la Renault Twingo Electric grazie agli amici del gruppo Marino. Ieri sera, prima di tornare a guidarla, l'ho messa sotto carica e siamo stati capaci, con una colonnina di ricarica pubblica NLX a 11 kW, di ricaricare con circa 4,75 euro, più o meno metà del pacco batterie. A proposito di costi, parliamo del prezzo di questa vettura, che nell'allestimento di partenza parte poco sotto i 23.000 euro, un prezzo che con i bonus statali è destinato a scendere, ma la versione così configurata in allestimento Limited Edition Vibes sta sui 25.600. Ma cambiando genere di numeri, quelli che ci interessano davvero, quale modo migliore per valutare una vettura se non con i WeDrive Points, la classifica ideata da WeDrive per appunto valutare le auto in prova qui sul canale? Partiamo dalla categoria delle prestazioni. Quest'auto, con il suo motore elettrico da 60 kW, guadagna 4 punti su 5. 3 su 5 ne guadagna in termini di sicurezza, considerando la sicurezza attiva ma anche quella passiva per quanto riguarda la dinamica della vettura stessa. Sempre 3 punti su 5 ne guadagna per gli interni, intesi come materiali scelti, qualità degli assemblaggi e anche, se vogliamo, estetica. 4 punti su 5 invece ne guadagna per quanto riguarda la praticità in città, è quasi perfetta, e sempre 4 per quanto riguarda la tecnologia di bordo presente sulla Renault Twingo Electric. Ora però voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere cliccando sul mi piace. Come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello e cercateci digitando WeDrive.tv praticamente su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente.